Pate si è svolta la cerimonia di conferimento dei gradi militari e della croce di guerra. A Villa Abate per onorare la storia della nostra patria. Sì, per onorare la nostra patria e soprattutto per onorare qualcuno che ha combattuto in modo non esponenziale, ma un buon soldato e che, catturato, ha sofferto in prigionia, senza però abbassare la schiena. Eravamo in un vagone a cavalli 8 e uomini 40, chiusi come le bestie. Questa è la guerra, è la prigionia, questa. Tante cose brutte, tante cose, dal principio fino alla fine, della prigionia, tutto brutto. Le emozioni che ha provato questa mattina. Sì, sono stato molto, molto commosso, non riuscivo neanche a parlare, sono commosso, molto commosso. Oggi è stata conferita una croce di guerra al signor Di Peri e questo ci fa ricordare tutti i villabatesi, tutte le persone che nel periodo di guerra hanno perso la vita per difendere la patria. Quindi un ricordo a tutte quelle persone che hanno combattuto per l'Italia. Quindi questo riconoscimento ci fa veramente tanto onore e grazie al signor Di Peri per l'appunto oggi è un giorno di festa per Villa Abate. Riconoscimento è importante per il nostro paese. È un grande onore per me aver partecipato e presenziato questa manifestazione importantissima. Ma Villa Abate oggi onora tutti i caduti della prima e della seconda guerra mondiale, perché molte persone di Villa Abate, come della Sicilia, hanno dato la vita per la nostra patria. E quindi noi dobbiamo ricordare sempre queste persone. E dobbiamo ricordare, dobbiamo fare memoria che le guerre devono essere evitate in tutti i modi. Ecco perché oggi è pure importante, non solo per onorare chi ha dato la vita o chi ha dato anche molti anni della sua vita per la patria, ma per fare memoria e ricordare alle future generazioni che le guerre non sono mai un bene per la società e per il mondo.